preparati, scritti, sostenuti da chi si occupa di quello, cioè di leggere, interpretare, studiare, capire la nostra carta costituzionale. Sono gli unici due strumenti, gli ultimi due strumenti di democrazia che rimangono al Parlamento e ai parlamentari, e noi domani eserciteremo quest'ultimo disperato, estremo tentativo perché sì, la civiltà possa ancora tornare ad essere, la democrazia possano ancora tornare a essere prerogative di questo Parlamento, affermando, e chiudo, Presidente, che la famiglia, l'unica famiglia credibile e seria, è quella prevista nella nostra Carta Costituzionale. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Locatelli. Ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Nelle ultimissime legislature sono state presentate alcune proposte su questo tema. Io ne cito quattro perché hanno fatto un po' la storia. Nel 2002 il deputato Franco Grillini presenta una PDL intitolata Discipline del Patto Civile di Solidarietà e dell'Unione di Fatto, i PACS, che riproponevano in Italia la legge approvata in Francia 3 anni prima. Nel febbraio 2007 le allora ministre Barbara Pollastrini e Rosy Bindi presentano un altro testo, Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, i DICO, che erano impegnate a cercare il consenso dell'ala cattolica. Infatti bastava una raccomandata con ricevuta di ritorno per dare avvio formale alla convivenza. Nel luglio 2007 arrivano i CUS, che nessuno ricorda, i contratti di unione solidale per iniziativa di Cesare Salvi, presidente della Commissione Giustizia del Senato, ed infine fu il ministro Brunetta a proporre i DIDORE, acronimo per Diritti e doveri di reciprocità dei conviventi. Era fine 2008. Poi silenzio per un po' di anni. Nessuna di queste proposte è riuscita a diventare legge, ma la storia non inizia 13 anni fa. È una storia molto più lunga, avviata nella seconda metà degli anni 80, quando noi donne socialiste incominciammo a elaborare politiche organiche per le famiglie. 10 proposte di legge che parlavano di assegni di maternità e di congedi parentali, di asili nido e consultori familiari, che ancora oggi sono insufficienti, di detrazione di imposte per babysitter, e ci siamo arrivati, di famiglie di fatto, di affido e di adozione. Cioè il tema di oggi. Ma perché ho voluto ripercorrere rapidissimamente questa storia? Perché la storia ci serve a capire il presente e ci ha aiutato nelle decisioni. Oggi, dopo un quarto di secolo, siamo nelle condizioni di fare un passo avanti, di cambiare qualcosa. Ci sono aspetti del testo che ci arriva dal Senato che vanno apprezzati, e va apprezzato soprattutto il fatto che finalmente si porta a conclusione un iter legislativo. Un passo avanti, certo, ma ne restano molti da compiere, perché il testo di oggi è il risultato di un compromesso già a sua volta frutto di un compromesso, quindi il compromesso del compromesso del compromesso. Nel merito, che dire? È un testo base da migliorare, tenendo presente alcune considerazioni. La prima, credo che possiamo dirci tutti d'accordo, almeno noi che abbiamo una cultura europea e che condividiamo i valori e i principi europei, ecco che le persone non possono essere discriminate sulla base del loro orientamento sessuale. Ma nel testo è stato cancellato ogni riferimento al matrimonio e alle famiglie, perché le persone con identità sessuale o con orientamento sessuale diverso, e ovviamente lo dico tra virgolette, ecco, queste non hanno diritto a chiamarsi famiglia. Perché? Un altro indice del considerare inferiori le unioni delle coppie omo, la cancellazione dell'obbligo di fedeltà nel loro rapporto. Ecco, noi socialisti abbiamo pensato all'inizio che fosse una sorta di sbeldeffo alle coppie homo, e invece è qualcosa di più profondo. È la manifestazione di un atteggiamento insieme di disistima, di svalorizzazione e di discriminazione. Una sorta di dichiarazione che l'amore tra persone dello stesso sesso non ha la stessa profondità e solidità che c'è o può esserci tra persone di sesso diverso. Ma non è così. E infine lo stralcio della stepchild adoption.
È stato detto che si stralcia questo articolo perché il tema dell'adozione andrà affrontato nella sua delicatezza e complessità con apposito provvedimento per regolare la materia in modo organico. Concluda, onorevole Locatelli, gentilmente. Però io credevo di avere 4 minuti. No, lei è passato i 4 minuti, quindi se vuole ha molto da leggere può consegnare il testo, però deve concludere. Mi mancano 3 righe, posso? Prego. Ecco, allora, se davvero ci sta a cuore l'interesse dei minori, ecco, non possiamo non pensare che se questi minori dovessero perdere il genitore biologico, con questa legge ne perdono 2 di genitori, perché non si è stabilito il rapporto giuridico e quindi dobbiamo rimediare. È una legge da aggiustare, però abbiamo superato una sorta di tabù, che questo tema non è stato affrontato non per anni. Non mi mette in difficoltà, onorevole Locatelli, la prego. Non è un bellissimo avvio, ma è un avvio. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Centemero. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Intervengo all'interno di quest'Aula sul disegno di legge sulle unioni civili come Presidente della Commissione Equality and Non Discrimination del Consiglio d'Europa. E ringrazio il mio partito che ha assunto una posizione contraria a questa legge per avermi dato la possibilità di esprimere attraverso la libertà di coscienza quella che è la mia posizione, ma soprattutto quelli che sono gli aspetti positivi e anche, non dobbiamo dimenticarcelo, le criticità che questo testo porta con sé. E alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della CEDU mi devo richiamare in qualità di Presidente della Commissione Equality. Voglio ricordare che la Convenzione dei diritti umani prevede, europea dei diritti umani, prevede l'articolo 8 e l'articolo 14 il diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. Discriminazione tra cui appunto la discriminazione basata sull'orientamento.